L'Abati Pagliese lo spareggio per l'ultimo posto dei playoff. Al Dino Liotta la formazione campana passa con pieno merito, conducendo una partita attenta e ordinata e sfruttando al meglio con Mallardo le uniche due occasioni da rete costruite. La doppietta del numero 10 campano decide una gara poco spettacolare. Balsamo manda in campo Valenti, Pira, Letto, Lamarca, Armenio, Cocuzza e Scopellitti, Grillo, Bella, Tiscione e Rico Bono, mentre Mister Ciaramella risponde con Locisano, Pappalardo, De Feo, Sasso, Follera, Troisi, Sparano, Pingue, Carbonaro, Mallardo, Famiano. Il Licata parte bene, al secondo minuto Scopellitti del limite scarica un destro che si perde alto sulla traversa. Giallo in area campana al sesto minuto con Bella che viene atterrato, ma per il signor Ruggini di Siena si tratta di simulazione e l'attaccante gialloblu viene ammonito. Al dodicesimo il vantaggio ospite, Mallardo è bravo a proteggere un pallone e in girata fredda Valenti con un diagonale preciso e angolato. Lo svantaggio sveglia il Licata che tra il sedicesimo e il ventiduesimo minuto va tre volte vicino al pari. Prima Cocuzza a tu per tu con Locisano si vede respingere la conclusione scivolata, poi Grillo e Bella ci provano da fuori ma le loro conclusioni si alzano di pochissimo sopra la traversa. Paura al quarantesimo sugli sviluppi di un corner per il Licata, zuccata tra Cocuzza e Follera. Alla peggio il difensore del Licata che a causa di una ferita è costretto a lasciare il posto ad Ortugno, mentre il capitano Campano riprenderà la partita con un vistoso turbante. A un minuto dal termine Tiscione va in percussione, rientra da destra ma la sua conclusione a giro si perde alta sulla traversa. Nel primo dei tre minuti di recupero l'Abati Pagliese manda KO il Licata. Verticalizzazione per Mallardo che a tu per tu con Valenti non sbaglia e realizza sotto la traversa. 2-0 è il risultato con cui termina la prima parte di gara. Ripresa molto più lenta della prima frazione di gioco. Il Licata ci prova subito con Tiscione la cui conclusione dei 30 metri termina alta. Al ventesimo tiro centrale di Riccobono dopo un'ottima preparazione. Ancora Tiscione protagonista sugli sviluppi di una punizione indiretta dentro l'area di rigore, ma la conclusione del 10 gialloblu è alta e il pericolo sfuma. Il tempo passa ma il risultato non cambia. A 10 minuti dalla fine ancora Tiscione rientra dalla fascia destra ma Locisano è bravo a respingere in due tempi. All'85esimo la più grande occasione per riaprire la gara, ma prima la conclusione di Lomonaco centra il palo e sulla ribattuta di testa a porta vuota di Tiscione, Troi si respinge sulla linea alla disperata. È l'ultima emozione di una gara in cui a Licata non sono bastati ben 16 calci d'angolo per realizzare una rete. L'Abati Pagliese porta via da Licata i tre punti sfruttando con cinismo le uniche due palle gol della sua partita e lasciando al Dino Liotta un'impressione di solidità e compattezza.